Cari amici, per gran parte degli italiani il 2015 non è stato un buon anno e il 2016 non promette nulla di buono. Siamo governati da un Matteo Renzi che è il terzo capo di governo che consecutivamente non è stato eletto dagli italiani, confermando che abbiamo perso la democrazia sostanziale, quel Matteo Renzi che è stato designato dalla tessera numero uno del Partito Democratico, Carlo De Benedetti, emblema della finanza speculativa globalizzata, un sodalizio che vede i Renzi, i Boschi, i Verdini partecipi in una truffa bancaria ai danni degli italiani. Sempre più micro, piccole e medie imprese italiane sono condannate a fallire perché soggette al più alto livello di tassazione al mondo e per la difficoltà di accedere al credito, nettamente svantaggiate rispetto alle imprese tedesche che hanno credito sostanzialmente a tasso zero, sia anche nei confronti di cinesi, russi, arabi, a cui consentiamo di venire in Italia con borsoni pieni di soldi per acquistare le nostre imprese a costo di saldi, mentre gli italiani devono dimostrare di non essere dei criminali se devono ritirare più di 1.000 euro dei propri soldi in banca. Sempre più italiani si impoveriscono, sono 14 milioni ufficialmente gli italiani poveri, circa 7 milioni di italiani per sopravvivere ogni giorno fanno la fila alle mense di poveri, 4 milioni gli italiani nullatenenti, mentre un terzo dei nostri pensionati è costretto a sopravvivere e non si sa come, con meno di 500 euro al mese. Facciamo sempre meno figli, mediamente la donna fertile in Italia ha 1,2 figli rispetto al 2,1 necessari per equilibrare la bilancia demografica. Significa che la popolazione si sta dimezzando perché a fronte di due genitori che se ne vanno resta un solo figlio. Viviamo in un'Unione Europea che ha il più basso tasso di natalità al mondo, su circa 500 milioni di abitanti, solo il 16%, pari a 80 milioni, hanno meno di 30 anni e sono giovani in crisi di identità, mentre sulle altre sponde del Mediterraneo, di quei 500 milioni di abitanti, il 70%, pari a 350 milioni, hanno meno di 30 anni e hanno una forte identità islamica, come se non bastasse. Hanno scardinato la famiglia naturale, il fulcro della costruzione sociale, legittimando il matrimonio e l'adozione dei figli da parte delle coppie omosessuali. I nostri figli sono incentivati a emigrare perché in Italia manca la stabilità lavorativa. Il 43% dei giovani sono disoccupati o inoccupati. 8 su 10 di quelli che sono occupati sono precari e di conseguenza non hanno accesso al credito. Se non hai accesso al credito non puoi comprarti una casa, non puoi promuovere un'attività in proprio. Ed è per questo che proprio i giovani più dotati e più ambiziosi sono costretti ad andarsene dall'Italia con una notevole perdita sia di risorse sia umana per il nostro paese. Contemporaneamente spalanchiamo le frontiere per accogliere altri giovani di cui non sappiamo nulla se non che sono giovani maschi. Tra i 20 e i 30 anni sono prevalentemente musulmani, provengono prevalentemente dalle coste libiche che dal 2011 sono controllate da bande terroristiche islamiche. Si tratta probabilmente di una strategia di islamizzazione demografica e di infiltrazione del terrorismo islamico in Italia e in Europa. Eppure Renzi continua ad insistere che l'Italia debba continuare ad essere l'unico Stato al mondo che ha legalizzato la clandestinità e l'unico Stato al mondo che investe le proprie risorse per favorire l'auto-invasione di clandestini. Stiamo subendo la guerra scatenata dal terrorismo islamico globalizzato. L'Italia e l'Europa si sono trasformate in una fabbrica del terrorismo islamico suicida e in una terra di jihad, la loro guerra santa islamica. Le stragi di Parigi confermano che è un terrorismo islamico autoctono ed endogeno. Sono cittadini europei che colpiscono all'interno stesso dell'Europa. Eppure Matteo Renzi è l'unico leader mondiale che continua a negare
la realtà di questa guerra e a inseguire la chimera di un accordo tra laici e i fratelli musulmani in Libia per far fare a loro la guerra contro l'ISIS, dicendoci che dobbiamo continuare a investire nella cultura e non cambiare il nostro stile di vita, così come dice Papa Francesco. Abbiamo un ministro dell'interno, Angelino Alfano, che dice che questa guerra verrà vinta sostenendo chi prega e combattendo chi spara. Ma evidentemente Alfano non sa, non capisce che i musulmani più pregano, più ottemperano a ciò che Allah prescrive nel Corano, a ciò che ha detto e ha fatto Maometto, e più combattono e più sparano. Siamo caduti nell'illusione di immaginare che il terrorismo dei tagliagole potrà essere vinto affidandoci ai terroristi taglialingue. Siamo succubi del relativismo religioso e valoriale di Papa Francesco, che dopo aver affermato correttamente che questa è la terza guerra mondiale, ci dice però che non dobbiamo combattere, che alla loro violenza dobbiamo contrapporre l'amore. Papa Francesco ha sostanzialmente legittimato l'Islam, Allah, il Corano e Maometto, accrescendo il disorientamento tra i fedeli. Al tempo stesso predica con enfasi l'accoglienza di milioni di clandestini, non rendendosi conto che in questo modo, da un lato, provoca una tragedia per l'Africa che si vedrà spogliata della sua risorsa umana migliore, e dall'altro provoca la colonizzazione e l'islamizzazione dell'Europa da parte di decine di milioni di giovani africani, prevalentemente musulmani. Dopo aver perso la sovranità monetaria, alimentare, legislativa, giuridica sul piano della difesa e della sicurezza, stiamo per perdere anche la sovranità nazionale, con la prospettiva dell'Italia che confluirà negli Stati Uniti d'Europa, che altro non saranno che un protettorato tedesco, al cui interno il nostro paese sarà una semplice colonia economica. Cari amici, nel 2016 dobbiamo realizzare il miracolo di essere pienamente noi stessi dentro casa nostra, sconfiggendo con gli strumenti adeguati il terrorismo islamico dei tagliagole e dei taglialingua, garantendo alla nuova Italia una prospettiva che metta al centro la persona e non la moneta, la famiglia naturale e non l'omosessualismo, la comunità locale e non il globalismo e l'europeismo, la civiltà laica e liberale dalle radici cristiane e non il meticciato antropologico e culturale. Non abbiamo alternativa che credere in questo miracolo. Ognuno faccia la propria parte acquisendo informazione corretta, promuovendo a livello locale formazione che ci fortifichi dentro, aggregando tutti gli italiani che condividono i nostri valori e perseguono il nostro obiettivo. Cari amici, vi auguro un 2016 di tanta salute, serenità e condivisione del successo della missione di vita, verità e libertà. Andiamo avanti, insieme, ce la faremo.